Va bene, porto il mio saluto a tutti i presenti e diamo il via a questa seduta del Consiglio Comunale con l'Inno d'Italia. Lascio la parola alla dottoressa Sacco per l'appello. Buonasera a tutti. Gatti Arconte. Presente. Zara Edoardo. Presente. Miriani Gatti Emanuele. Presente. Valceschini Federico. Giuliano Doris, Giudici Simona, Zara Claudio, presente. Grigolon Francesco, presente. Gualdoni Giambattista, al momento assente, Montagnana Danilo, Cazzola Lisa, Rivolta Maurizio. Prego. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che prevede l'approvazione della verbale della seduta precedente. Ci sono osservazioni? Sì. Cazzola per la registrazione. Io anticipo il nostro voto, ci asterremo a questo punto dell'ordine del giorno, non tanto per la qualità del verbale, quanto per rimarcare la scelta fatta di abbandonare il Consiglio Comunale nella seduta precedente. Infatti abbiamo notato, per dir così, questo scarso savoir-faire a livello politico da parte della maggioranza, che si ripropone purtroppo in data odierna, nel senso che ci troviamo all'ordine del giorno con 13 punti, con più di 400 pagine di documenti allegati inviati il venerdì pomeriggio per essere discussi oggi, quindi soltanto 5 giorni. Neanche fossero, non so, una trilogia di Harmony che si può leggere la sera tranquillamente, quindi parliamo di materiale tecnico. Di conseguenza ci dispiace per questa brutta abitudine che sembra che la maggioranza abbia e perciò ci asteniamo. Questo è tutto quanto previsto dal regolamento, ma anche c'è la possibilità anche di consultazioni all'interno degli uffici, o se c'erano chiarimenti, o se c'erano osservazioni da fare, ben disponibili. Sì, se il materiale fosse, nel senso, visto che il materiale è disponibile, allora ci viene da dire, se il materiale è disponibile prima, che venga dato prima, e non aspettare i tempi previsti dal regolamento del Consiglio Comunale, perché comunque noi l'ordine del giorno lo sappiamo comunque 7 giorni prima che convocate il Consiglio, questo è. Comunque i tempi sono stati rispettati e sono stati allegati ai documenti. Passiamo alla votazione, quanti sono favorevoli?
un'ultima cosa, sì, Montagnana per la registrazione, sì, al di là dei tempi, sì, quello che ci viene un po' da dire è se si riesce appunto a avere, visto la mole dei documenti, un aiuto, tra virgolette, averle magari una settimana prima, ecco, se dovesse succedere, ecco, l'importanza appunto anche dei punti, visto il regolamento edilizio comunale, era noso, quindi... quello che chiediamo appunto è la possibilità di averlo magari qualche giorno prima. Ecco, grazie ancora. Bene, grazie. Passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? Contrari? Astenuti? Va bene. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che prevede lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, per l'approvazione. Lascio la parola all'assessore Claudio Zara. Sì, grazie, buonasera. Allora, la legge regionale numero 4 del 2016 introduce il principio di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile al fine di prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e conseguentemente di contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica ambientale. Successivamente poi il regolamento regionale numero 7 2017, modificato poi dal numero 8 del 2019, prevede la redazione di uno studio comunale di gestione del rischio idraulico o di un documento semplificato del rischio idraulico comunale a seconda del livello di criticità idraulica dei bacini dei corsi d'acqua. Quindi, come voi ben sapete, a livello comunale è già stato approvato uno di questi due documenti, che è il documento semplificato del rischio idraulico, che era stato approvato nella seduta di consiglio del 20 maggio 2020. Allora il documento appunto semplificato era stato redatto direttamente da Capholding SPA, che è il gestore del servizio idrico integrato, in base a una convenzione derivante da una delibera di giunta del 23 ottobre 2018. Se ne era occupato quindi Capholding direttamente a proprie spese. In questo caso, allora, anche qui, come ben sapete, Vanzaghello rientra in quella che è la zona a rischio A, per cui ad alta criticità idraulica, è classificato a livello regionale nella zona ad alta criticità, per cui risulta non sufficiente il documento rischio idraulico semplificato, ma discende appunto da questa classificazione l'obbligo di dotarsi dello studio comunale di gestione di rischio idraulico, che è quello che andiamo ad approvare oggi. Chiaramente in questo caso, allora, Capholding non si era più resa disponibile il documento, era stata interpellata a questo proposito, ha comunque, per cui la procedura è stata un po' diversa, è stato dato un affidamento diretto da parte del comune, gli oneri sono però quelli, gli oneri sono stati sostenuti da Capholding, quindi c'è stato un giro, diciamo, di finanziamento. Nello specifico dei tecnico del documento avete avuto modo di visionarlo, è uno sviluppo di quello che era il documento precedente, quindi un approfondimento. Chiaramente poi questo documento va a condizionare, diciamo, anche la redazione del PGT, perché il PGT, gli urbanisti che redigono il PGT, che hanno redatto il PGT, si sono interfacciati con la redazione di questo documento, e viceversa da un certo punto di vista, perché, allora, se avete avuto modo, che qui i documenti sono diversi, diciamo che poi ci sono elaborati grafici, c'è una relazione, la parte poi di sintesi che interessa è piuttosto limitata. Se avete dato poi una visione a quelli che sono gli elaborati grafici, per esempio, compaiono chiaramente, lo studio è partito dalla situazione del PGT vigente attuale,
per quanto riguarda per esempio gli ambiti di trasformazione. Quindi se è partito, lo studio è partito sulla base del PGT attuale. C'è comunque stato poi un lavoro di interfaccia tra i nuovi relatori che andranno a riprendere, sono già andati a riprendere nel loro PGT questo documento, e anche i relatori dello studio del rischio geologico e idrogeologico che è collegato. Quindi ecco, questo era un attimo l'inquadramento di cosa andiamo ad approvare oggi. Grazie. Montagnana per registrazione. Sì, quindi il PGT riporta già queste osservazioni fatte dai tecnici, ovviamente, che noi andremo a provare. Sì, le osservazioni, allora ripeto, c'era già questo documento che era disponibile, semplificato, per cui diciamo c'era la parte, diciamo così, di analisi. È sostanzialmente quella presente nel documento semplificato, qui poi c'è stato uno sviluppo soprattutto relativo a quello che potrebbe essere il progetto delle infrastrutture negli anni a venire, delle infrastrutture necessarie a mitigare i problemi individuati. Quindi stiamo parlando di allagamenti e situazioni del genere. Quindi chiaramente che possono avere varie origini, dalle fognature che non hanno una capienza adeguata, eccetera. Quindi chiaramente sì, gli urbanisti si sono già interfacciati nella fase di lavoro, quindi è stato portato avanti, tant'è che questo documento è un documento che poi è obbligatorio alla propedeutico all'approvazione del PGT. Va bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto. Per l'immediata eseguibilità, quanti sono favorevoli? Nessun contrario, nessun astenuto. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è la delibera di adozione del nuovo regolamento edilizio comunale. Lascio la parola all'assessore Claudio Zara. Allora, anche qui regolamento edilizio comunale. Dunque, diciamo che il regolamento vigente è esecutivo dal 12 gennaio 2007, quindi è piuttosto datato, ha 15 anni di vita. Dove nasce la necessità di un suo aggiornamento? Aggiornamento che avviene in due passaggi, per cui noi oggi avremo l'adozione, successivamente ci sarà un periodo, come per il PGT, anche se più breve, di osservazioni, di pubblicazione di osservazioni, e poi avremo in seconda battuta l'approvazione. Allora, innanzitutto la necessità di un aggiornamento deriva da tutta una serie di modifiche a livello normativo che sono intercorse in questi 15 anni. Adesso, vabbè, molto velocemente per dare un'idea. Innanzitutto la Regione Lombardia con DGR 24 ottobre 2018 ha definito uno schema tipo di regolamento a livello regionale, e quindi ha anche in un certo senso, anzi ha imposto, diciamo, ai comuni di adeguare i propri regolamenti a questo schema tipo. Poi in ambito edilizio ci sono state tutta una serie di novità, le più importanti: decreto legislativo 222/2016, che è detto anche SCIA 2, e il decreto legislativo 76 del 2020, che è quello sulle semplificazioni, che introducono novità proprio in merito alla normativa urbanistica edilizia, cioè sono cambiati i titoli di edilizi, prodotti di nuovi, alcuni titoli sono stati tolti, alcuni titoli permettono alcuni interventi che non erano permessi precedentemente. Ci sono state altre provvedimenti, per esempio quelli relativi alla
prevenzione riguardo l'esposizione dal gas radon, anche qui decreto regionale del 2011 con circolari poi della TS. Le norme relative all'invarianza idraulica che abbiamo citato prima per la gestione del rischio idraulico, senza poi parlare di tutto quello che è stata l'evoluzione negli ultimi 15 anni in merito alla normativa sul risparmio energetico, contenimento del consumo di energia negli edifici e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Quindi tutte queste novità impongono un aggiornamento del regolamento che ne tenga conto. E tant'è, quindi da un lato diciamo una serie di aggiornamenti dovuti, per esempio cambiano anche le definizioni degli indici di edificabilità, eccetera, gli indici edilizi, quindi una serie di aggiornamenti dovuti. Accanto a questi, chiaramente l'occasione di aggiornare il regolamento ha permesso anche poi di introdurre invece degli aggiornamenti che sono sui contenuti, quindi nel merito, allora quello che noi abbiamo fatto è stato quello di, visto che questo regolamento ha seguito anche qui pari passo l'iter del PGT, è stato quello di inserire delle modifiche che abbiano la stessa filosofia su cui si basa poi il PGT. Faccio due esempi semplici tanto per capire. Per esempio, nella gestione degli interventi del centro storico, siccome l'obiettivo è stato per il PGT quello di semplificare gli interventi, di ridurre un pochettino quelli che sono i vincoli di intervento, abbiamo seguito questa linea. Per esempio è stato introdotto un articolo che regola la possibilità di realizzare il cappotto termico su strada pubblica, cappotto isolante esterno, quindi l'isolamento esterno di un edificio che va a insistere sulle superfici delle strade pubbliche. Non era regolamentato questo problema, anche perché effettivamente 15 anni fa il cappotto, questo sistema di dalle nostre parti non era previsto. Poi e altre modifiche relative sempre per esempio sul centro storico, una semplificazione relativa per esempio al materiale di quelli che possono essere alcuni elementi edilizi allo stato attuale era un po' troppo restrittiva, può essere il famoso serramento in legno come obbligo. Anche qui andando a seguire quella che è stata l'evoluzione tecnica, tecnologica, no? Cioè, oggi sono disponibili serramenti magari in altri materiali che hanno lo stesso effetto legno, per cui si salvaguardia l'aspetto diciamo morfologico, architettonico, ma si ha una maggiore durabilità. Stesse cose per dire la copertura degli edifici. Insomma, si è cercato di dare, per quello che sono state le scelte di merito, di dare un pochettino più di flessibilità agli interventi, soprattutto relativi al centro storico. Poi molte parti invece si ripropongono delle scelte, diciamo così, obbligate, che vengono per dire imposte da quello che è il contesto normativo edilizio e che abbiamo illustrato prima. Va bene, se ci sono domande o osservazioni. Sì, magari dei commenti, Cazzola per la registrazione. Allora, anche qui siamo di fronte a un regolamento che conta 105 pagine, di conseguenza difficile prepararsi a dovere per discuterne. Perciò la prima domanda è, chiedo conferma se questi tempi di osservazione e poi il tempo per presentare le osservazioni sono quelli che abbiamo dedotto di 15 giorni più 15 giorni. Sì, i tempi sono quelli, 15 giorni di pubblicazione. E allora, per essere corretti, diciamo dal punto di... Cioè,
oneste dal punto di vista intellettuale, in base anche a quello che ho detto prima, sono sì 70 pagine di regolamento, di cui gran parte è relativo a una serie di modalità operative che sono, per così dire, standard. Questo è il concetto che stavo introducendo prima, cioè standard perché si fa, non si fa altro che riprendere quelle che sono normative che sono sovracomunali, quindi non ci si va a discostare. Ripeto, c'è un regolamento tipo che è, diciamo, quello imposto dalla Regione Lombardia. Poi chiaramente all'interno di questo regolamento tipo ci sono possibilità che ho illustrato ma brevemente prima. È chiaro che su tutte le su gran parte di questi articoli non c'è discussione, perché sono, per esempio, le definizioni degli indici, piuttosto che i soggetti titolati a presentare pratiche, piuttosto che le modalità di regolamentazione dell'ultimazione lavori o le recinzioni di cantiere, o, ripeto, sono articoli standard o comunque che devono inserirsi in quella che è la normativa sovracomunale, per cui non c'è grande possibilità. Su altri articoli invece, come ho detto prima, c'è un certo margine, e allora lì si sono introdotte delle modifiche che pensiamo possano essere migliorative. Sì, è vero. Però magari, se, visto che è considerato che i tempi in cui arriva la documentazione e che il consiglio non è un consiglio di un punto solo, ma è un consiglio di 13 punti, 12, vabbè, la comunicazione del sindaco, non avremmo dovuto studiare niente. Magari sul regolamento edilizio, che era anche giusto cambiare, perché, come dicevi tu prima, i tempi sono cambiati. Di 15 anni fa non si faceva, il regolamento vecchio era di 15, 16, 17, non mi ricordo più, anni fa, non c'erano tante cose che ci sono adesso. Magari una telefonata e dire: ci vediamo, stiamo facendo il regolamento, magari ve lo diamo in anticipo. Ma anche giusto, se consideri anche il fatto che la stragrande maggioranza degli articoli sono degli articoli imposti per legge, fare magari due chiacchiere, o sedersi davanti a un tavolo anche prima di venire in consiglio comunale poteva anche essere di aiuto, e magari anche da parte nostra potevamo portare qualche contributo, se vuoi, perché era giusto cambiarlo il regolamento dopo così tanto tempo. Per esempio, una cosa che non abbiamo visto scorrendolo, poi magari c'era, mi è sfuggita a me, ma ormai faccio degli orari che sono improponibili, nel vecchio regolamento c'era una serie di articoli per la preservazione delle acque piovane. Su questo mi sembra che è contenuto l'obbligo, per esempio, di raccogliere le acque piovane, ma anche perché è una normativa allora provinciale, adesso regionale. Però noi avevamo ipotizzato anche una superficie drenante del 40% del lotto, che qua non so se è ancora dentro, per esempio. Sì, poi sugli aspetti tecnici comunque ci sono ancora tutti i tempi per fare le osservazioni, eccetera, e anche per incontrarsi senza nessun problema. Sì, sul discorso drenante, superfici drenante, acqua piovana, sicuramente si è andato in miglioramento. Sì, le superfici drenanti in realtà sono regolate dal PGT dei lotti, la superficie drenante del lotto nel caso di intervento. Chiaramente, come ho detto prima, non so se eri già entrato, forse recepisce anche la normativa sulle invarianze idrauliche, che è del 2017, quindi per forza qui deve entrare, che logicamente rispetto a quello che era la situazione precedente è molto più stringente in questo senso, cioè
il concetto del drenaggio delle acque piovane e oppure delle vasche di laminazione per contenere gli effetti delle bombe d'acqua, per dirla in parole semplici. Per cui, vabbè, poi sugli aspetti specifici, comunque, appunto, sui lati sui tutte quelle che sono le questioni tecniche che hanno a che fare con norme che sono sovracomunali o regolamento di igiene che dipende dalla ATS, e norme relative al risparmio energetico che sono nazionali con e in parte regionali, visto che la legislazione concorrente, chiaramente lì non si può sgarrare, tra virgolette. Ripeto, le modifiche fatte sono state soprattutto finalizzate con la stessa filosofia di quanto fatto per il PGT, di permettere di semplificare un pochettino gli interventi nel centro storico. Anche qui, essendo rientrando nel Parco del Ticino, c'è sempre il passaggio alla Commissione Paesaggio e alla Sovrintendenza, quindi per cui in realtà, diciamo, le innovazioni sono circoscritte a quegli aspetti lì, se poi avete modo di analizzarlo. Va bene, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, quanti sono favorevoli? Astenuti? Nessun contrario. Passiamo al punto numero 4, che è l'adozione dello schema regolatorio della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, relazione all'assessore Simona Giudici, a cui lascio la parola. Sì, buonasera. La proposta di delibera che andremo a votare ha per oggetto l'adozione di schema regolatorio della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Mi rifaccio a alcuni punti della delibera, che altro perché, anche come avete anticipato voi, sono abbastanza tecniche. Dunque, nel caso di specie, a seguito di una deliberazione di ARERA del 18 gennaio 2022, con la quale è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si applicherà dal 1 gennaio 2023, dobbiamo definire entro il 31 marzo gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore. Sapete che il gestore affidatario del servizio integrato è il Consorzio dei Comuni dei Navigli, del quale siamo soci, che è in corso il procedimento di trasformazione del consorzio, che non si è ancora concluso, e comunque rimane in capo ai comuni il potere di ARERA il potere di regolare aspetti che finora erano disciplinati dai comuni. Lo stesso consorzio, c'erano vari schemi, naturalmente noi ci siamo adeguati a quelli applicati per tutti i comuni che fanno parte del consorzio, il quale, come avete visto nell'allegato, ha già fatto un'analisi interna dello stato di fatto e del processo di adeguamento. Quindi noi aderiamo allo schema 1 e è chiaro che è un po' anche in divenire, perché è comunque collegato alla trasformazione del consorzio, ma in questo momento, in applicazione della deliberazione ARERA,
noi aderiamo, come tutti gli altri comuni del territorio, allo schema 1, visto l'allegato. Nello specifico sono indicati i vari servizi e appunto lo stato di fatto e il procedimento di adeguamento. Bene, grazie Simona. Ci sono domande? No, di fatto stai dicendo che questo è un atto dovuto perché è richiesto da quanto... Va bene. Passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? Quanti astenuti? Contrari nessuno. Per l'immediata eseguibilità, quanti sono favorevoli? Astenuti? E nessun contrario. Passiamo al punto 5, all'ordine del giorno, che è l'aggiornamento del nuovo regolamento canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati. Lascio la parola al vice sindaco Francesco Grigoloni. Grazie signor sindaco, buonasera a tutti. Allora, in questa delibera si chiede di approvare l'aggiornamento del nuovo regolamento del canone unico patrimoniale di concessione. In pratica sarebbe il testo che disciplina il pagamento del canone riguardo alla pubblicità e del canone che riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Un esempio pratico sono per esempio i mercati. Siccome quello approvato dal Consiglio Comunale il 29/1/2021 era il primo canone unico, essendo questo canone unico istituito dalla legge 160 del 2019, nel corso dell'anno abbiamo visto che per farlo funzionare un po' meglio aveva bisogno di alcune piccole modifiche. In pratica si sono stati modificati tre articoli. L'articolo 20,5 è un articolo che è stato modificato per quanto riguarda la pubblicità e prevede in pratica la proroga automatica del canone per la pubblicità. Cioè in pratica si dice che se entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento non viene presentata la denuncia di cessazione dell'insegna pubblicitaria o dell'impianto pubblicitario, è da ritenersi la proroga automatica. Questa cosa non c'era, l'abbiamo introdotta con questa modifica. Poi abbiamo l'articolo 40,2 e in pratica riguarda sempre la pubblicità e dice che qualora l'importo del canone sia superiore a 1.000 può essere corrisposto in tre rate. Questo è per facilitare un po' praticamente l'utente, in modo che può pagare in tre rate, una entro il 31 gennaio, una il 31 marzo e una il 30 giugno. Ovviamente abbiamo messo nell'articolo che il mancato o ritardato pagamento di una sola rata comporta la decadenza del diritto di pagamento rateale. Di seguito l'articolo 10, che è relativo al regolamento per l'occupazione di aree e spazi destinati ai mercati, riguarda in pratica il mercato. Abbiamo riportato una dicitura che dice che è ammessa la possibilità, su richiesta del contribuente ovviamente, di versare il canone in quattro rate differenti, con scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 31 luglio e 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a 258 euro. Anche qui il mancato o ritardato pagamento di una sola rata comporta la decadenza del diritto al pagamento rateale. Queste sono le cose che ci vengono chieste di votare per migliorare un po' questo canone unico. Grazie, ci sono domande? Sì, invece è prevista Gualdoni per la registrazione. Adesso non me lo ricordo il vecchio, però è previsto un tempo entro il quale uno deve dare disdetta, se no deve pagare lo stesso? Sì. Appunto, in questo caso, nell'articolo 20,5, viene detto che tu devi darlo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Facciamo conto che
l'anno di riferimento è questo. Tu però magari ti riferisci, per esempio, io finisco, cioè in questo caso per non avere la cosiddetta proroga automatica tu devi dirlo entro il 31 gennaio dell'anno, però nel caso tu sì, di fatto queste qua però sono un po' quelle che sono le normative in generale, però generalmente Gianni, anche quando una persona dismette l'impianto pubblicitario dà la comunicazione subito, capito? Cioè metti che io a giugno tiro giù faccio un esempio, l'impianto pubblicitario, no? Il tipico cartello, lo dismetto, io mando la comunicazione, è chiaro che non è che poi devo rimandartela a inizio dell'anno successivo, Però se uno si dimentica, purtroppo parte questo discorso della... Ah, Eros, nel senso, no, vero che è lecita l'applicazione di una tipologia di questo tipo di sanzione nel caso venisse a mancare una comunicazione, vero anche che nel momento particolare in cui siamo, in cui se uno chiude perché credo sia costretto, la maggior parte non chiudono perché vanno in pensione, chiudono perché stanno fallendo, si poteva, e con le difficoltà che ci sono in questo momento qua, forse si poteva prevedere di essere un po' più, passatemi il termine, buoni. Sì, guarda, non è questo discorso della proroga automatica è stato inserito non per dire che te non ti dimentichi, è stato inserito perché non essendoci nella precedente regolamento, no? Di fatto tu ogni anno è come se dovevi fare la ridenuncia del tuo cartello, no? È stato un omissis, cioè una cosa che andava messa, no? Cioè, poi ovviamente ci sono anche questi termini per dare un man, sicuramente non è una cosa fiscale che uno dice, ma non si ricorda, poi questo qua è fatto solo per eliminare quella cosa burocratica di ogni anno io devo ridirti guarda che ho quel cartello lì per fare il valore lì. È chiaro che ovviamente è sempre è semplificativo, è chiaro che poi non è che, perché possono esserci anche altri regolamenti, li ho visti, no? In questo caso, perché questo qui è una cosa nuova, è una cosa che tutti i comuni hanno provato un anno fa. Sono addirittura dei regolamenti del tipo che io smetto il cartello, metti a maggio, faccio 5 mesi e mi fanno pagare tutto l'anno, Cioè, tanto per dirti, no? Non è questo il caso, Però quella cosa interpretata così è vero, Gianni, può essere, ma quel termine è stato dato per evitare il discorso che ogni anno uno dovrebbe dire che invece così, cioè, finché c'è il cartello va bene così. Ok? In effetti, no, non era una critica all'inserimento di questo punto, che sicuramente è semplificativo rispetto al passato, anche perché per fare la denuncia dell'esposizione di un'insegna molto spesso ci si deve magari rivolgere anche a un tecnico, quindi pagare dei soldi, e quindi sicuramente è a vantaggio dell'utenza l'inserimento di queste cose, quindi è apprezzabile. Era un'osservazione così la mia, nel senso che se uno chiude a dicembre si dimentica di dirlo per un'insegna anche l'anno prossimo, anche se non ha l'insegna. Va bene, grazie. Passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? Astenuti? Nessun contrario. Per immediata eseguibilità, quanti sono favorevoli? Astenuti? 3. Nessun contrario. Passiamo al punto 6, all'ordine del giorno, che è l'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti, TARI. Lascio la parola all'assessore Simona Giudici.
Sì, anche queste modifiche si rendono necessarie, modifiche del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti, si rendono necessarie per recepire le novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020 attuativo di una direttiva UE in merito alla classificazione dei rifiuti urbani e alla dichiarazione di uscita dal servizio pubblico. E in sostanza i comuni non hanno più il potere di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani o di operare una limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani. Quindi ci dobbiamo adeguare alle direttive e alla normativa del decreto legislativo, e questo riguarda in particolare le utenze non domestiche, e, di cui all'allegato del regolamento. Gli articoli in particolare che abbiamo adeguato sono l'articolo 8, l'articolo 23, poi è stato introdotto l'articolo 23 bis, che è esplicativo delle riduzioni delle utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico. Chiaro che l'uscita e poi l'applicazione di questa normativa presuppone il recupero l'integrale avvio al recupero dei rifiuti per avere le riduzioni, e poi chiaramente sono indicati i termini per le denunce per poter usufruire di queste agevolazioni. Bene, grazie Simone. Ci sono interventi? No, è un regolamento che richiede un adeguamento, per cui è un adeguamento del regolamento richiesto dalla normativa superiore, per cui no. Passiamo alla votazione. Allora, quanti sono favorevoli? Ok, nessun contrario, nessuno astenuto. Per l'immediata eseguibilità, quanti favorevoli? Okay. Passiamo al punto numero 7. Che era tassa dei rifiuti, TARI, approvazione piano economico finanziario 2022-2025. Lascio la parola all'assessore Simona Giulia. Sì, ci ricolleghiamo sempre alla TARI, quindi all'approvazione del piano economico, ai costi del servizio di integrato di igiene, che naturalmente è sempre svolto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, e quindi alla determinazione delle tariffe TARI per il 2022. E quindi ormai sappiamo che il piano economico è elaborato dal Consorzio, poi validato, e sulla base di parametri stringenti che sono indicati da ARERA. Il metodo che applichiamo quest'anno è il secondo, quindi per il periodo 22-25. Mi rifaccio sempre però, perché è una, adesso non vorrei leggere la delibera perché sembra che, però anche qui è abbastanza tecnica. E l'applicazione di questi parametri, che poi si rifanno al 2020, quindi a due anni prima, ci porta alle determinazioni che abbiamo visto e a un importo degli avvisi che è indicato nella relazione, che poi avete una relazione dettagliata del consorzio sull'articolazione tariffaria, ma anche sulla gestione dei rifiuti. Cioè, non vorrei essere ripetitiva, però come dicono nella relazione anche il consorzio, siamo un po' in un momento di, come dire, non so come definirlo, sospeso proprio a seguito della trasformazione in atto. C'è un procedimento che non si è ancora concluso, e quindi anche i servizi che saranno e che li dovremo poi ridefinire con la formalizzazione della nuova società, il nuovo gestore e quant'altro. Quindi adesso abbiamo questi, abbiamo anche una serie di dati che sono abbastanza confortanti. Certo, si può sempre migliorare, ci mancherebbe,
e per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti e la media pro capite e vari parametri che magari sono anche indicativi. Però appunto, come precisa il gestore nel PEF, non è stato possibile considerare, lo dice proprio espressamente, future modifiche del perimetro gestionale derivanti proprio dalla trasformazione. Quindi attendiamo la definizione per capire se poi ci sono possibilità per muoversi all'interno naturalmente dei costi, anche se siamo in un momento storico un po' particolare, quindi sappiamo tutti che in generale sono abbastanza significativi in questo momento. Bene, grazie. Ecco, proprio visto che i costi sono significativi, anche se devo dire per onestà intellettuale che la Tari, cioè la tassa che paghiamo annualmente, è aumentata, non è raddoppiata come invece è successo per altre utenze tipo il gas o l'elettricità. Allora, la domanda è la stessa che ho fatto anche nelle altre occasioni precedenti in cui abbiamo parlato di Tari, in cui abbiamo fatto il piano finanziario dello scorso anno, eccetera. Cosa sta facendo l'amministrazione per cercare di spingere, portare, educare i cittadini a produrre meno rifiuti? Cioè, visto che comunque sulle altre cose non si può intervenire, cioè l'amministrazione sull'aumento del gas non può fare niente, sull'aumento dell'elettricità non può fare niente, ma sulla diminuzione della produzione di rifiuti a livello comunale probabilmente si possono mettere in piedi delle politiche locali che possono magari stimolare, educare, indurre il cittadino a produrre meno rifiuti e quindi a ridurre anche la bolletta che arriverà nelle case di tutti, no? La mia domanda è questa qua: cosa stiamo facendo? Perché questo si può fare indipendentemente da quello che sarà la variazione societaria, indipendentemente da quello che è il piano finanziario che andrà in votazione stasera, anche perché il piano finanziario deve coprire il 100% dei rifiuti e delle spese che ci metti dentro, qualsiasi cosa tu ci metta dentro e qualsiasi cosa i tuoi cittadini producono. Mentre le politiche di educazione si possono fare indipendentemente da queste cose qua. Sì, allora, in realtà sappiamo bene che lo smaltimento dei rifiuti in base alla quantità, ma anche un costo lo smaltimento, quindi se negli anni questo costo è aumentato, è chiaro che comunque la quantità rimane uguale, ma il costo aumenta, è presto fatto. Però effettivamente dobbiamo anche, che poi questi grafici che pubblicano sono anche significativi, perché noi siamo passati, no, da un residuo differenziato, da una percentuale nel 2019 del 73,91 al 76,94 del 2020, quindi un incremento, però è abbastanza significativo. Teniamo conto che il 2020 è stato l'anno Covid, con tutte le conseguenze anche per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Il nostro comune è in linea su tutto, c'è forse un valore che va sicuramente migliorato e ci mancherebbe. Noi abbiamo perché è vero che tutte le volte chiedete, sembra che tutte le volte io non risponda alla domanda. Allora, vediamo se riesco questa volta a farmi capire. Allora, a settembre noi abbiamo organizzato una settimana dedicata all'ambiente. Abbiamo fatto anche un incontro che è stato molto istruttivo, educativo, ecco, proprio sulla raccolta dei rifiuti, sull'abbandono dei rifiuti, perché anche quello conta. Poi sembra che tutte le volte l'abbandono dei rifiuti sia un argomento di nicchia, no? Che non serve a niente. Ecco,
però anche quello è fondamentale. Abbiamo fatto anche una campagna di sensibilizzazione del decoro urbano, perché poi non è solo la differenziazione del singolo, no? Ma è tutto che fa poi il costo del servizio. Ecco. E, abbiamo anche pubblicato, che magari sembrano in collaborazione con UPEL, che è l'Unione Provinciale degli Enti Locali, dei video che magari molto semplici, ma con degli argomenti mirati, no? Lo smaltimento dell'olio e altri, adesso, comunque dei video. Ci sono anche delle iniziative scolastiche, il 18 maggio aderiremo alla giornata Puliamo il Mondo, al quale siete invitati naturalmente. E quindi speriamo, adesso non so, sembra una frase scontata, però che adesso con questa fine dell'emergenza, no, si possa riprendere anche, per esempio avevamo fatto degli incontri per il compostaggio che sono stati molto partecipati, insomma fare delle, il consorzio anche è disponibile. Questa fase transitoria, no, anche della trasformazione, comunque non vuole essere una scusa, ma è perché è chiaro che quando entra un soggetto nuovo ci sono anche delle novità che possono aiutarci a noi, ce la mettiamo tutta, no? Ma è chiaro che dobbiamo avere anche, sicuramente verranno da questa novità. Noi abbiamo fatto queste iniziative, ne faremo delle altre sicuramente, no? E vi vedo dall'espressione che non sei, però ecco. E quindi cerchiamo, però mi sembra anche significativo che comunque, siccome c'era un trend in diminuzione, no, della riduzione, invece adesso è in aumento, quindi i numeri sono numeri e bisogna tenere conto, no, di queste percentuali. Quindi se noi pensiamo che comunque con il periodo Covid la percentuale di differenziazione è aumentata, nonostante sappiamo bene come venivano gestiti i rifiuti nelle quarantene, però ripeto, io non è che mi nascondo, tutto si può migliorare, tutto possiamo organizzare. Noi abbiamo fatto questo, le scuole pure nel diritto allo studio hanno una parte sull'educazione ambientale, quindi noi continueremo su questa e vi terremo sicuramente informati sulle iniziative, al quale so che la consigliera Cazzola partecipa al plogging. Quindi tutto qui. Sì, l'ultima frase intendevo, io non ho mai visto mai delle situazioni in cui il privato entra in una società e soprattutto in società che prima erano pubbliche e i cittadini ci guadagnano qualcosa. Cioè, il privato deve guadagnare, se entrano dei fondi o dei capitali privati, se entra una percentuale che non è dei comuni ma c'è il privato, di solito costa di più, di solito costa di più. Io non ho mai visto spendere di meno quando vengono fatte le privatizzazioni, ma per l'amor di Dio, sul fatto che la crisi pandemica sia in fase di fine, io non sono mica così tanto sicuro. I numeri sono risaliti quasi uguali a quelli di settembre, per cui ma non ci capiamo mai. Allora, io non ho detto che la fase pandemica, ci mancherebbe pure, non mi permetterei mai di dirlo. Dovrebbe finire il periodo di salvo proroga, io non lo so. Io mi auguro, no, di poter fare degli incontri un po' più in presenza su questa cosa, ci mancherebbe, ma non mi permetto certo di dire che è finita là, e chi sono io per dirlo, scusami. Primo. Il resto, no, l'altra... Ah, ecco, no, però adesso non voglio entrare nella trasformazione, che è un'operazione complessa da un punto di tutti i punti di vista, no? Ma qui non stiamo parlando di una privatizzazione, qui stiamo parlando di una società mista, che è molto, molto diverso, no? Ecco. Capisco che non è una privatizzazione mista, ma una società mista vuol dire che ci sono dei capitali privati che entrano in una società che prima era pubblica e che aveva una mission, e la mission era quella di gestire un servizio
per i cittadini. E chi lo gestiva questo servizio? Dei rappresentanti eletti dai cittadini. Poi alla fine, certo, c'era un consiglio di amministrazione, c'erano dei tecnici che erano comunque sempre scelti dai rappresentanti eletti dai cittadini. Quando un privato ente, e quindi se l'ipotesi non era quella di avere un guadagno, cioè la società non doveva fare capitale, doveva coprire le spese, doveva dare un servizio, cercare di darlo nel miglior modo possibile. Adesso se entrano dei capitali privati, il privato non è che metterli dei soldi per cercare di dare un servizio nel miglior modo possibile, metterli dei soldi perché deve guadagnarci. Tutti i privati ammettono i soldi perché devono guadagnarci, se non ci sarebbe l'economia, se no. Per cui io sul fatto che ci guadagneremo da questa cosa qua, che purtroppo è obbligatoria, non sono così convinto. Porterà degli nuovi stimoli? Può darsi, non lo so. Sul fatto che i cittadini ci guadagnino così tanto dalla trasformazione societaria, non lo so davvero. Sul fatto che non si possano fare attività di pubblicizzazione, serate eccetera, beh, queste si possono fare ormai da tempo. A gennaio sono andato a un concerto, a gennaio, per cui si possono. A Ranzaghello, quando si fanno le attività e le serate, non ci sono 200 persone. No, volevo dire, scusa, non per ripetermi, ma le abbiamo fatte e le faremo. Ma no, per tornare alla, perché l'abbiamo votata la trasformazione del, era abbastanza blindata, se vi ricordate. Adesso andate a rivedervi le carte, ma ecco, no, perché sennò parlare così senza i documenti viene un pochino ecco, male, no? Ecco, però andate a rivedervi tutta la documentazione della trasformazione. E era abbastanza complessa, ma anche blindata la cosa, non proprio così agevole, ecco, come è stato detto. Sappiamo bene che si possono fare gli incontri, li vorremmo fare un po' più in sicurezza, cioè, come dire, non in sicurezza, ma con un po' più di libertà, ecco, tutto qui. Nessuno ha criticato la scelta, lo sappiamo benissimo che la scelta era obbligata. Vice sindaco. Sì, volevo rispondere anch'io per quanto riguarda la mia parte alla tua domanda, Gianni, che avevi fatto in merito a cosa stiamo facendo. Simona e Doris si interessano per quello che riguarda l'attività, diciamo, educativa e nel far imparare le cose. Invece, per quanto riguarda il mio settore, ci siamo interessati in un'attività di controllo che nel corso del 2021 ha fatto praticamente una ventina di controlli in merito all'abbandono di rifiuti, e in questi controlli siamo riusciti anche a fare una dozzina di sanzioni a queste persone che abbandonavano i rifiuti dove non dovevano abbandonarli. Per quanto riguarda quello che sono i nostri compiti, cerchiamo anche in questa maniera di segnalare all'ufficio tecnico la presenza di abbandoni di rifiuti e, dove possibile, cercare di individuare chi è stato, questo per disincentivare con una sanzione. Anche questa cosa è stata fatta in questo periodo e continua a essere fatta anche attraverso l'utilizzo di fototrappole, come vengono chiamate volgarmente fototrappole, che sono degli apparecchi fotografici che servono per riprendere gli abbandoni dei rifiuti e per risalire un'eventuale persona che abbandona le cose. Da quel lato è stata un'esperienza molto utile, anche perché ci permette di, tramite appunto l'intervento dell'ufficio tecnico, di eliminare i rifiuti che vengono abbandonati per evitare che appunto si formi una discarica ex novo abusiva. Con questo intervento si cerca di sanzionare, non sempre si riesce chiaramente, perché molto spesso i rifiuti sono anonimi, però siamo riusciti ad avere un buon riscontro anche
da un punto di vista, anche grazie all'aiuto di associazioni quale quella del Plogging, che fa un lavoro veramente notevole per tenere pulite le zone del bosco. Quindi, cioè, qualcosa cerchiamo di fare, sia da un punto di vista dell'educazione e anche da un punto di vista della repressione e del controllo. Ok, grazie. Io chiederei una cosa, se posso, proprio visto a questione di Plogging, del gruppo Plogging, perché c'era una situazione che credo non sia ancora stata risolta, non so, Simona. Sulla strada che va alla Madonna da Grey, accanto proprio alle bonze blu, sembra proprio una discarica a cielo aperto, nel senso, da una parte ci sono residui che sembrano, cioè, un cantiere di qualcuno che sta mettendo a posto casa sua e va lì a scaricare, dall'altra c'è l'arredo, nel senso che ci sono doghe, sedie, tavoli abbandonati, bidet, insomma ci si può andare lì a servire se uno non guarda troppo quello. Non so se perché non è chiaro, forse magari la pertinenza, no, del territorio, se è Vanzagallo oppure no, volevo sapere questa cosa, grazie. Grigolon per la registrazione. Allora, sì, lì il problema è che non è chiaro di chi è il territorio, perché recuperare queste cose effettivamente ha un costo anche notevole. Però è di questi giorni, siccome, vabbè, io fino al 31 dicembre lavoravo anche su quel territorio, è di questi giorni che finalmente i miei ex colleghi sono riusciti anche a prendere una persona che fa sistematicamente quel lavoro lì. Tra l'altro, adesso vabbè, sono in corso le indagini, perché l'abbiamo beccato e l'abbiamo beccato anche qui a Vanzagallo, perché se voi vi capita di passare nella zona del campo sportivo, hanno abbandonato degli inerti nella piazzola lì, no? E abbiamo il forte sospetto, anche grazie a delle testimonianze, che sia sempre stata questa persona, che è residente tra Magnago e Cascina Elisa. Ecco, il problema di queste cose sono così, cioè è praticamente la pertinenza, dov'è il territorio, perché a fronte di, cioè, quando si riesce a stabilire è tuo e mio, si fa questa pulizia, perché comunque richiede anche un notevole sborso di denaro, no? E anche tra noi e il comune di Lonate siamo lì un po' a vedere tua e mia. Però adesso intanto abbiamo cercato di individuare questa persona e a fatica però siamo riusciti a individuarlo, e poi ci sarà questo successivo passaggio di pulire. Perché? Perché se non si pulisce quanto prima, come giustamente hai visto, aumentano e continuano a aumentare. Alla fine troviamo lì anche dei camion, butteranno lì delle macchine, perché diventa una discarica a cielo aperto. Questa è una cosa sicuramente, anzi, grazie che l'hai ricordata, perché dobbiamo ritornare su questo problema, che è un problema. Grazie. Bene. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Quanti sono favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, quanti sono? 9 favorevoli. Contrari? 3 contrari. Astenuti? Nessuno. Allora, passiamo. Io metterei i prossimi 4 punti. Li discuterei insieme, poi per la votazione li facciamo per singoli punti. Allora, in riferimento al DUP 2022-2024, anche quest'anno si evidenziano dei principali indicatori numerici che stanno all'interno di questo. In particolare, il primo indicatore che è stato preso in esame è di carattere generale, quello relativo al grado di rigidità pro capite, un indicatore che va a individuare il costo pro capite relativo alla spesa di personale e all'indebitamento a carico di ciascun cittadino. Quest'anno l'importo indicato è pari a 242,77.
ed è prevedibile un'ulteriore diminuzione a 236,41 euro per i successivi due anni, confermando di fatti una riduzione percentuale rispetto al 2018 che si assesta intorno al 13,5% circa. Andando poi ad analizzare più nel dettaglio l'indicatore suddetto, prendiamo in esame un secondo dato relativo alla rigidità del costo del personale pro capite. Esso va a individuare quale sia la spesa del personale del comune a carico di ciascun cittadino. Quest'anno l'importo indicato è pari a 157,25 euro, confermando di fatti una riduzione percentuale rispetto al 2018 che si assesta intorno al 6,5%. Un altro parametro preso in esame è quello relativo alla contrazione dei mutui e al conseguente indebitamento del comune di Vanzaghello. Le scelte virtuose applicate nel corso di questa prima metà di mandato dell'amministrazione comunale hanno portato a un'importante diminuzione del debito annuo dell'ente. Infatti l'indebitamento medio pro capite degli abitanti del comune di Vanzaghello, che nel 2018 ha toccato il picco di 1.197 euro, prevede una riduzione col DUP 2022-2024 pari al 16,8%, assestandosi definitivamente ad una cifra inferiore ai 1.000 euro, precisamente 996,02. Poi per scendere ancora nel 2023 a 962,36 euro e a 927,28 euro nel 2024. E l'ultimo indicatore esaminato è quello relativo alla pressione fiscale pro capite, indica quanto ogni abitante subisca la pressione tributaria. Con l'azione di questo DUP del 2022-2024, questo valore mantiene un andamento costante, stante anche l'invarianza delle aliquote e dei tributi in genere, come si evince dalle deliberazioni che verranno sottoposte appunto all'esame di questo Consiglio Comunale, che sono i punti 8 per confermare le aliquote IMU e 9 quelle riguardanti le aliquote IRPEF. In conclusione, per quanto riguarda il discorso del bilancio di previsione che andiamo questa sera ad approvare, non può svincolarsi a una concreta contestualizzazione della situazione in cui attualmente ci troviamo, che speriamo tanto vicino il termine di questa pandemia da Covid, che ha però lasciato delle importanti conseguenze che andranno quindi valutate con la dovuta prudenza. Inoltre, in questo bilancio si è reso necessario, considerato l'ormai appurato aumento significativo dei costi delle utenze, e già nel bilancio preventivo è stato infatti considerato un cospicuo incremento iniziale, quello del 18,5%, pari a 24.000 euro, dei costi che l'ente dovrà sostenere a riguardo. Saranno sicuramente previsti in merito dei sostegni per gli enti locali, ma in assenza di decreti attuativi, la scelta prudenziale dell'amministrazione è stata di non considerare questi contributi sino a quando effettivamente non sono ufficializzati e non sono, diciamo, fruibili. Anche quest'anno saranno invece significativi gli investimenti dell'amministrazione comunale, che dall'insediamento ha utilizzato come mezzo principale il finanziamento e la partecipazione a bandi relativi all'assegnazione di contributi, che hanno portato e continueranno a portare numerose importanti opere alla cittadinanza senza gravare né sull'immediato né a lungo termine sulle casse dell'ente. Anche quest'anno l'equilibrio del bilancio è stato prudenzialmente reso possibile senza applicare alcuna quota di avanzo presunto. Bene, se ci sono osservazioni. Al di là degli indicatori, Montagnana per registrazione, anche questa volta ci aspettavamo, come un po' gli anni scorsi, una riduzione da parte dell'IRPEF. Sappiamo che ovviamente adesso tutto quello che è il bene comune, l'inflazione sta salendo, i consumi energetici salgono, le famiglie bene o male saranno di fronte a questi aspetti, quindi una riduzione dell'IRPEF secondo noi era il momento di applicarla, visto che le casse, come dicevamo, come si sta sottolineando, sono positive, favorevoli, quindi ecco, questo appunto insomma
quantomeno una spiegazione su questo fare. Diciamo che la scelta prudenziale è quella che, dato appunto tutti quelli che sono, l'aumento dei costi, di quello che si sta sostenendo anche a livello proprio di bollette energetiche, tutte ce le stiamo accorgendo, è una scelta prudenziale, e questo per mantenere alta la qualità dei servizi, evitando appunto che poi si possa tagliare su dei servizi essenziali ai cittadini. Abbiamo il discorso sociale, abbiamo tanti diciamo situazioni che sono purtroppo dettate da crisi economica, Covid, guerra in corso, per cui anche questo ha la sua parte ponderante, di conseguenza questo non è proprio il momento ideale soprattutto di tagliare servizi ai cittadini, e non è scelta della nostra amministrazione farlo. Io non parlavo di riduzione dei servizi assolutamente, quello me ne guardo, anzi devono essere servizi verso i cittadini il più possibile, se vogliamo, ampliati e migliorati. Mi riferisco solamente alle quantità di tasse che vengono quotidianamente pagate attraverso le buste paghe, ovviamente, di dipendenti, ecco, quindi l'IRPEF. Cioè, andare a ridurre di una piccola percentuale probabilmente andrebbe a aiutare chi vive di reddito fisso, ecco, sì, questo che volevo sottolineare. Grazie. Allora, passiamo alla votazione, facciamo punto per punto. Punto numero 8, imposta municipale propria, approvazione aliquote e detrazioni anno 2022. Quanti sono favorevoli? 9. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità quanti sono favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3. Punto numero 9, addizionale IRPEF, approvazione aliquote e detrazioni anno 2022. Quanti sono favorevoli? 9. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità quanti sono favorevoli? 9. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Punto numero 10, approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, il DUP 2022-2024. Quanti sono favorevoli? 9. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Immediata eseguibilità quanti sono favorevoli? 9. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Punto numero 11, approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024 della nota integrativa del piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio. Quanti sono favorevoli? 9. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità quanti sono favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3. Passiamo al punto numero 12, che riguarda la mozione protocollata 468 del 17 gennaio 2022, presentata dal gruppo consigliare Insieme per Vanzaghello, ad oggetto miglioramento USCA. Sì, Cazzola per la registrazione, ve la leggo velocemente. Voglio sottolineare che è datata 14 gennaio, quindi magari alcune cose sono ormai passate, insomma. Anche peggiorate, infatti. Allora, l'oggetto è il miglioramento USCA. Premesso che la situazione di grave carenza dei medici di medicina generale è nota all'amministrazione comunale. Con un post su Facebook del 30 ottobre 2021 si informava la cittadinanza che è stata proposta una nuova soluzione temporanea per garantire ai cittadini una copertura minima da parte dei medici, e che nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 a partire dal 2 novembre sarà attivato presso l'ambulatorio di Piazza Pertini un USCA. Nello stesso post su Facebook si legge: siamo ben consapevoli dell'inadeguatezza della situazione. Dato atto che attualmente c'è un solo medico di ruolo nel nostro comune, un nuovo medico inizierà a lavorare a partire dal giorno 17 gennaio e l'USCA continua a dare il suo servizio minimo di assistenza nei giorni di martedì e giovedì,
La lista Arconte Gatti Sindaco ha presentato la mozione carenza medici di medicina generale in Consiglio Comunale il giorno 29 novembre 2021, dove si evince la volontà del Sindaco di prodigarsi in costanti interventi diretti a individuare le criticità e migliorare la situazione e che la mozione è stata votata a favore da tutta la maggioranza. È risaputo, inoltre, che l'accesso all'USCA avviene dopo un'attesa lunga, non sempre possibile per gli anziani e i più fragili, che questa attesa avviene a volte all'aperto a temperature molto basse, date la stagione attuale, ormai è passata appunto. I medici presenti a Vanzaghello 2 giorni alla settimana scrivono ricette a mano, allungando così i tempi del servizio. Considerato che tanti cittadini si sono rivolti a noi lamentandosi di aver avuto difficoltà al momento dell'acquisto dei farmaci, poiché le ricette compilate a mano erano illeggibili o scorrette, e di non trovare sempre la sala consiliare aperta e dover aspettare il proprio turno all'esterno dell'ambulatorio, al freddo, il gruppo consiliare Insieme per Vanzaghello chiede al sindaco di provvedere affinché le persone in attesa del proprio turno di accesso all'USCA abbiano sempre l'accesso alla sala consiliare nei giorni di martedì e giovedì, secondo gli orari previsti, o in base alle necessità riscontrate, così chi lo desidera possa aspettare il proprio turno in ambiente riscaldato. Soprattutto di farsi promotore presso ATS perché i medici in servizio all'USCA abbiano accesso alla rete e quindi ai fascicoli sanitari e possano utilizzare un PC e una stampante funzionanti per scrivere le ricette in modo corretto. Chiediamo espressamente che la presente mozione venga messa all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e che venga data risposta orale in occasione dello stesso. Grazie. Grazie, allora rispondo subito perché in merito a questa mozione, no, presentata che ha come oggetto il miglioramento delle USCA, allora il discorso delle USCA doveva finire dal momento in cui arrivava il secondo medico, questo mi è stato detto da ATS. Mi sono fatto subito promotore dal momento stesso in cui si ventilava questa ipotesi che se questo servizio cessava avrei fatto l'impossibile perché era una situazione che comunque non andava a risolversi nonostante il secondo medico, perché sapete bene che il secondo medico, essendo un corsista, ha 650 pazienti, utenti, per cui non riesce comunque a soddisfare il fabbisogno della nostra popolazione. Trattandosi di materia di salute, detto qui su questo discorso non transigo, tant'è vero che ATS mi ha confermato che le USCA sarebbero rimaste, e questo è stato un primo passaggio. Il secondo passaggio, dal momento in cui le USCA si sono insediate, forse la seduta dopo, la sala consigliare era, non la sala consigliare, scusate, la sala mostre è stata adibita a sala d'attesa, riscaldata. Abbiamo aggiunto, e questo ringrazio i volontari della Protezione Civile di Castano Primo e anche il nostro consigliere Federico Valceschini, si sono subito prodigati nel venire a far sì che questo accesso fosse facilitato, distribuendo i numeri, così era ordinato anche l'accesso tra un paziente, un utente e l'altro per l'ambulatorio, per avere accesso all'ambulatorio medico. Per cui questo non è un problema che ho rilevato, forse può essere stato in un'occasione, ma sicuramente non è. Sono state subito portate tutte quelle che erano, tra virgolette, i comfort per evitare che la gente aspettasse all'esterno. Del resto, lavorando anche in ospedale come operatore sanitario, sensibilità in questo tema mi sento di averne e sorprendo soprattutto le persone, per le persone anziane e per le fasce più deboli, cosa voglia dire restare al freddo. Ecco, questo è stato così per la precisione. Per quanto riguarda la strumentazione, la dotazione di computer stampante, ancora prima che si insediassero le USCA, ho parlato con ATS, ho chiesto cosa poteva essere utile da supporto per poter far sì che la tecnologia potesse andare incontro a questo ed evitare questo problema. Abbiamo fornito
Subito, ancora prima che si insediassero computer, stampanti, abbiamo dotato l'ambulatorio per far sì che i medici potessero lavorare nelle migliori condizioni possibili. Per quanto riguarda il discorso del gestionale, che è quello che è il sistema operativo, ATS dice che non lo può fornire alle USCA e ai medici che non sono di ruolo. Comunque è un problema gestionale, un problema che ATS non può fornire. Io su questo ho fatto richiesta e non so se ci sono degli aggiornamenti in merito, ma il gestionale purtroppo non è un problema mio e io mi sono già fatto promotore subito per far sì che questo problema potesse essere ovviato. Per cui a risposta, diciamo, di questa mozione, a risposta di questa, diciamo, mozione, ci asterremo, in quanto cioè, tutto quello che doveva essere fatto, quello che è poi stato rappresentato nella mozione, sembra che sia avvenuto. Lascio la parola alla dottoressa Sacco. Dunque, volevo giusto un chiarimento, no? Perché questo che avete presentato voi è un atto chiamato mozione, sicuramente laddove poi chiedete all'amministrazione di impegnarsi, di farsi promotrice, eccetera, rientrerebbe nello schema della mozione. La cosa che lascia perplessa è che voi avete concluso questo documento chiedendo al sindaco di eccetera eccetera e poi alla fine chiedete una risposta orale, quasi a non lasciar chiaro il tema se si tratti di mozione o di una interrogazione. Ecco, volevo che magari precisaste se volete che questa mozione si concluda con una delibera e quindi con una votazione, o se la risposta del sindaco, assimilabile quindi ad un'interrogazione, vi rende soddisfatti. Ecco, era giusto per uscire dall'impasse della formulazione della vostra nota. No, non è necessaria una votazione. Abbiamo chiesto al sindaco di relazionare su quanto ha detto, anche se ho qualche osservazione ce l'avrei, perché i medici continuano a fare ricette a mano, potrebbero farle a computer se andassero sul sistema tessera sanitaria. Probabilmente non ci vanno perché magari non hanno un accesso. La sanitaria non è di tutti quelli che hanno una carta SIS, anzi non serve neanche. Ci si può accedere col codice fiscale, con la carta d'identità elettronica, con le credenziali elettroniche, con altre almeno quattro modalità differenti. Forse se rispetto a quello che ha detto il sindaco, forse non so, quelli cittadini che ci hanno detto che hanno fatto ore di code per più giorni sono venuti a raccontarci fesserie. Va bene. Le ore di coda sono state fatte dal momento in cui non c'era un solo medico, c'era solo lei come medico del paese, e qui erano più di 2.000 persone, 1.700 persone che non avevano il medico di base. Di conseguenza questo è stato il momento, diciamo, di difficoltà dove molte persone hanno dovuto rivolgere. Dal momento in cui la dottoressa ha preso servizio, questo accesso alle USCA è notevolmente diminuito, ma lo vediamo anche in questo. Io ho monitorato la situazione il martedì e il giovedì, generalmente tendo ad essere presente o attraverso il consigliere che tutte le mattine, il martedì e il giovedì, viene ad aprire gli ambulatori. Di conseguenza non è più caotica come è stata all'inizio. Certo, all'inizio le persone senza medico, c'era tutta questa situazione che era naturalmente prevedibile. Arriva un medico in aggiunta in paese, è normale che ci sia questo afflusso, ma anche perché numericamente le persone sono ancora tante a cui manca il curante. Ma ripeto, le situazioni che si sono poi mano a mano, diciamo, equilibrate nel tempo, lo vediamo adesso, lo vediamo in questi mesi. Sì, l'ha premesso il consigliere Cazzola, che
questa mozione in questo momento è anacronistica, cioè nel senso, ma il tempo è passato. Ed è anche vero che si sono ridotte le code, perché prima venivano da me, adesso ce li dividiamo in due, pazienti che non hanno i medici, per cui di qua ce ne sono molti meno. Sul problema dei medici di medicina generale ne abbiamo, cioè, certo, ma io non è che non mi prodigo e per questo la situazione così ristagna, perché dall'ultima richiesta che ho fatto è che nel bando, che dovrebbe ormai essere pronto, è già stato pubblicato, esatto, ecco, anche qui che la priorità, e noi siamo rientrati come priorità, come fascia, diciamo, che ha necessità di avere un medico per poter arrivare a una copertura ideale, cioè sono continue le cioè da parte mia le chiamate piuttosto che i passaggi con le autorità competenti per far sì che questa situazione, naturalmente abbiamo già detto e dibattuto a lungo su questa questione e la difficoltà conosciamo bene che cosa sta. No, ma non abbiamo una priorità, c'è un obbligo di aprire l'ambito Avanzaghello per il distretto. Distretto vuol dire che negli ambiti carenti che sono stati individuati nel nostro distretto, che è metà del Castanese, c'è l'obbligo di aprire un ambito a Avanzaghello. Poi non è che questo non vuol dire che il primo medico che arriva lì deve aprire Avanzaghello, vuol dire che se un medico sceglie di aprire sceglie l'ambito carente di questo distretto, sarà obbligato ad aprire Avanzaghello, fatto salvo che non rappresenta purtroppo neanche questo una garanzia, perché uno può aprire Avanzaghello, poi due mesi dopo aprire Avanzaghello e a Castano, e un anno dopo andare a Castano e lasciare indietro Avanzaghello, perché è già successo a Maniago, per cui sì, conosco bene questo, però è il meccanismo che è così, e quindi va bene così. Grazie. Allora, soddisfatto della risposta? Va bene, grazie. Quale ultimo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco, e in questa seduta desidero appunto comunicare che in data 21 marzo ho assegnato all'assessore Doris Giuliano la delega riguardante il personale e al consigliere Edoardo Zara la delega in materia di attuazione del programma e quella delle politiche per la vita. Queste erano deleghe, due di queste deleghe appartenevano a me, e ringrazio l'assessore e il consigliere per il loro costante impegno e contributo. Sicuro che nel tempo sapranno dimostrare che anche questa, la loro collaborazione per il bene e il buon operare della cittadinanza sarà sempre ben esplicitato. Vi riferisco in merito a quello che è stato messo in campo dall'amministrazione comunale in merito all'emergenza ucraina. Sappiamo che ormai da più di un mese siamo entrati in questa fase e di conseguenza da subito come amministrazione comunale ci siamo attivati per una collaborazione attraverso Caritas e Skating Club, che ringrazio, per quanto riguarda il discorso di raccolta di alimenti, indumenti sanitari e tutto quello che può essere utile alla popolazione. Come patto dei sindaci dell'Alto Milanese, anche qui abbiamo fatto rete individuando un capannone, un hub che sta a Buscate per stoccare quello che sono i materiali che arrivano e da lì partire attraverso i camion, mezzi pesanti, per portare sostegno alla popolazione. Questo era per così per
informarvi in merito a quello che sta avvenendo. Poi è stato aperto un conto corrente per la raccolta fondi, e sempre da devolvere alle popolazioni, diciamo, colpite da questa guerra. Per quanto riguarda tutto quello che è l'informazione, qui desidero appunto ringraziare il comandante della polizia locale che attraverso gli enti superiori, che sono la prefettura, la questura, ha un contatto, continuo contatto, e trasmette i dati delle persone che attualmente arrivano nel nostro territorio, per cui tutto quello che è la registrazione, tutto quello che riguarda anche il discorso poi abitativo, eccetera, che viene poi trasmesso al piano di zona per poter far sì che se ci sono delle situazioni che richiedono appunto questa particolare esigenza possano essere fronteggiate. E invece, in merito a quello che è l'aggiornamento continuo dei dati, questo in grazie agli uffici comunali, l'assessore Giudici e il consigliere Valceschini, perché hanno svolto un lavoro anche loro di coordinamento e di informazione alla popolazione, e tutto quello che sono gli aggiornamenti continui li potete trovare sul sito ufficiale del nostro comune. Un ringraziamento particolare desidero portarlo a nome dell'amministrazione, penso a nome anche, faccio punto anche da parte vostra, al geometra Armando Franco, che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione, e gli auguriamo il nostro più caro e sincero in bocca al lupo. Certo, ci associamo all'amministrazione agli auguri al geometra Franco, al quale ho anche avuto modo di farglieli personalmente. Comunque sì, ha rappresentato un punto fermo dell'amministrazione per anni. Un saluto a tutti, grazie, buona serata a tutti.